Quando finalmente dalla RAI arriva l'ok, sono i conduttori a dire no. Il programma di Fabio Fazio e Roberto Saviano, Vieni via con me, prima puntata prevista per l'8 novembre, nonostante la disponibilità di Roberto Benigni e degli altri ospiti ad intervenire gratis, naviga ancora in alto mare. A dirlo con parole chiare e tonde è stato ieri sera lo stesso Roberto Saviano, ospite alle 20 del TG La 7. Ma oggi non ci sono le condizioni per andare in onda serenamente, perché non si sta lavorando serenamente, non è soltanto una questione di ospiti. Questa è stata una grande fesseria raccontata riguardo i compensi per cercare di trovare una, da parte loro, cioè dei dirigenti RAI, una legittimazione a farci lavorare male. E non ci sono le condizioni neppure per Fabio Fazio, che in un'intervista pubblicata oggi sulla Repubblica dichiara: senza garanzie non vado in onda, un programma non è una guerra, devono essere tutti d'accordo, non è possibile continuare a trovarci davanti ad ostacoli di ogni genere. Ostacoli che sono iniziati con la riduzione del numero di puntate, il giorno di messa in onda, prima contro le partite di Champions League, poi contro il Grande Fratello, i compensi dei collaboratori troppo alti e i contratti ancora in attesa di firma. A complicare il tutto, forse, i temi scelti da Saviano per i suoi monologhi: la cosiddetta fabbrica del fango, i rapporti fra mafia e politica, la ricostruzione in Abruzzo e i rifiuti in Campania. Per questo Saviano, in una lettera aperta al presidente RAI Paolo Garimberti, chiede all'azienda pubblica di dire con chiarezza se il programma si può fare liberamente oppure no. Su questo...